12 marzo 2008, Uniroma TV, siamo allo stand del consorzio Elis, Consel, in compagnia di? Fortunato Perez. Allora, Fortunato, tu ti occupi di comunicazione all'interno di questo consorzio? Io mi occupo della comunicazione di tutto il consorzio Elis e quindi di tutte le attività e i percorsi formativi erogati dal Consel. Ecco, cosa fate voi? Il Consel è appunto consorzio Elis, è un consorzio di aziende al quale sono consorziate circa 31 aziende, tra le più diciamo, importanti nel panorama italiano e comunque in generale europeo. E la nostra peculiarità è quella di erogare dei percorsi formativi che nascono comunque da un'analisi dei fabbisogni fatto con le stesse aziende, che ci dicono in quel momento esatto nel mercato del lavoro quali competenze e quali profili professionali le figure di loro interesse devono avere. A quel punto noi eroghiamo dei percorsi formativi ad hoc per rispondere a questo tipo di esigenze. Ecco, cosa fate proprio per formare i giovani al lavoro, cioè rispetto alle altre aziende? E, diciamo rispetto alle altre aziende dovendo prendere uno spunto di differenza è quello che anziché fare semplice formazione dando poi la qualifica, il titolo e abbandonando i ragazzi che hanno formato alla loro ricerca del lavoro, tendenzialmente cerchiamo di creare un ponte di collegamento tra la formazione ed il lavoro. Questo ci è permesso ovviamente grazie al rapporto con le aziende consorziate che erogano, pagano le borse di studio, quindi i giovani ricevono le borse di studio ed escono con la preparazione richiesta per un'eventuale assunzione. Abbiamo un placement che si aggira intorno al 90%. Bene, bene. E come sta andando oggi la giornata? Ma oggi è veramente una bella giornata, conosco personalmente gli organizzatori e comunque il Benet Work è sempre un bel bacino di recruiting, quindi siamo più che soddisfatti. Bene, grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo.